Il primo treno che dovrebbe attraversare la stazione Irpinia dell'alta capacità ad Ariano nel 2026 potrebbe farlo in una struttura deserta quasi fantasma. Il rischio è concreto, per questo motivo Confindustria Avellino ha deciso di riunire stamane intorno ad uno stesso tavolo i cinque sindaci interessati al secondo lotto, l'ASI ed il consigliere delle aree interne del presidente De Luca, Francesco Todisco. Un confronto lungo e serrato dal quale emergerà un documento condiviso da inviare alla Regione Campania e al governo. Il fronte sembra essere compatto nel dire innanzitutto no a quanto previsto da Ferrovie. Il rifiuto è ad un semplice scalo merci. La richiesta è quella di una piattaforma logistica moderna e al passo coi tempi che sia proprio vicino alla stazione Irpinia. Credo che non ci sia ritardo. L'iniziativa di stamattina promossa da Confindustria è stata una grande opportunità di confronto e di discussione. Abbiamo tutti accettato ben volentieri l'invito perché riteniamo che sia indispensabile in questo momento non tanto il contenuto, ma la metodologia, perché riteniamo che le proposte che tutti quanti condividiamo vanno affrontate e proposte appunto da un unico interlocutore, cioè tutti quanti dobbiamo ragionare allo stesso modo. Questa è stata l'iniziativa di stamattina, su questo ci siamo confrontati ed abbiamo condiviso un documento che adesso il Presidente di Confindustria predisporrà. E su cosa si focalizza questo documento, Presidente? Qual è la sintesi dell'incontro di questa mattina? Si focalizza su due aspetti. Il primo è quello di non immaginare uno scalo merci così come ha ipotizzato Ferrovie a latere della stazione, ma un app multimodale inserito in un discorso di riorganizzazione nell'ambito del corridoio scandinavo-mediterraneo. Noi non siamo con questa proposta alternativa a nessuno, ma immaginiamo di fare un discorso sinergico e di integrazione anche con le aree retroportuali. E quindi c'è una voce unica che sostiene questa ipotesi progettuale, che peraltro il governo, proprio su sollecitazione dell'ASE, già ha fatto proprio inviando la nostra ipotesi alla Comunità Europea. Ma poi non si esclude che il territorio si confronta per realizzare, per condividere tutte quelle che sono le interconnessioni dell'intero territorio, per appunto affiancarsi a questo che poi deve essere l'elemento attrattore di tutta l'iniziativa. Presidente, in questi giorni si sta parlando di questa società francese, la Worker, che dovrebbe investire in Irpinia e in Campania, e l'ASI di Avellino ha avanzato un territorio in Valle Ufita. Ci può dire qualcosa in più? Noi siamo stati pronti alla sollecitazione che ci è venuta dalla Regione. L'area doveva avere delle caratteristiche ed abbiamo dato il consenso perché la nostra proposta possa essere esaminata. Al momento la nostra proposta è alla valutazione di questa società francese. Dove dovrebbe nascere questo stabilimento? Questo dipende un po' da quella che sarà l'iniziativa di questa società, dall'estensione. Non facciamo questione di campanili, facciamo questione di aree in senso globale. Colgo innanzitutto l'occasione per ringraziare il Presidente di Confindustria che ha avuto la premura, la sollecitudine di convocare tutti noi, i comuni insomma, del terzo lotto. Ovviamente quello che sta facendo l'amministrazione comunale d'Ariano, che ricordiamo insomma, riveste un ruolo delicato, oltre a rivestire il ruolo di comune capofila, è anche un ruolo cerniera tra i comuni del terzo e del quarto lotto del raddoppio ferroviario Napoli-Bari, è di mettere in rete, di fare sintesi fra tutti i comuni che sono direttamente o indirettamente investiti da questa importantissima infrastruttura strategica per il nostro territorio. È evidente che vanno scissi due profili, profilo infrastrutturale e territoriale dal profilo urbanistico e viario, e due profili che non potranno che essere sottolineati e annoverati all'interno di un master plan appunto di sviluppo territoriale che possa comprendere tutti i comuni dell'intero comprensorio, perché ricordiamolo, questa infrastruttura nasce nel territorio d'Ariano, ma non è
del soltanto ed esclusivamente della città di Ariano, ma di un intero comprensorio che guarda a tre province, alla provincia di Foggia, alla provincia di Benevento e alla provincia di Avellino, e quindi occorre un ulteriore sforzo di coesione territoriale, non soltanto da parte delle amministrazioni locali, ma anche da parte di tutte le parti che a vario titolo sono interessate a queste infrastrutture e che operano meritoriamente sul nostro territorio. Quindi il mio invito è rivolto anche alle parti sindacali, Confindustria già fa parte della partita, alle fondazioni, agli enti di ricerca, agli enti di formazione, insomma facciamo rete perché questa infrastruttura non rimanga l'ennesima cattedrale nel deserto. La partita si gioca tutto sulla piattaforma logistica, è un po' diciamo la condizione sine qua non per uno sviluppo duraturo anche della stazione Spinia. Sì, noi oggi parliamo di piattaforma logistica, è chiaro che al momento è prevista un piccolo scalo merci, sarà nostro compito fare in modo che questo piccolo scalo merci possa tramutarsi in piattaforma logistica, ma perché divenga piattaforma logistica è chiaro che sarà necessario appunto l'apporto e il contributo di tutti, in particolar modo anche di Confindustria in questo caso, che avrà il compito di sollecitare gli investitori privati ad investire appunto nel nostro territorio, con la collaborazione necessaria e imprescindibile di tutte le istituzioni e di tutte le amministrazioni locali. I tempi sono brevi e il tempo corre e siamo già in netto ritardo. Stiamo lavorando per recuperare il tempo perso.